Bene, buongiorno a tutti voi. Oggi è una bella giornata di sole, è domenica, quindi facciamo un pasto domenicale. Andiamo a fare una bella costata di scottona ai ferri, accompagnata, cioè alla griglia, non ai ferri, alla griglia, accompagnata da delle patate tagliate in stick al burro e salvia. In pratica andremo a cuocerlo sulla griglia. Prima le taglieremo stick, poi le andremo a cuocere con un po' di burro sulla griglia e metteremo la salvia e uno spicchietto di aglio per insaporirle. Naturalmente sale e pepe sia sulla bistecca sia sulle patate. Adesso andiamo a fare la ricetta. Bene, abbiamo, come vedete, abbiamo tagliato le patate a stick abbastanza sottili in modo da favorire la cottura. Le abbiamo già girate una volta, penso che ci vorranno altri 10 minuti di cottura. Adesso andiamo a mettere dentro, abbiamo messo naturalmente prima un bel po' di burro, una bella noce di burro, come avete visto, e adesso sta la griglia teppanyaki, sta cuocendo le patate mantenendo la stessa temperatura. Quindi adesso noi andiamo a mettere dentro, andiamo a mettere la salvia. Questa darà un sapore buonissimo. Qui dalla nostra parte abbiamo un piatto che si chiamano i tortelli o gli agnolini burro e salvia. Il burro abbinato alla salvia dà un sapore buonissimo a tutte queste cose. Tra l'altro, questa è la prima volta che faccio una patata così. A dire la verità, non l'ho vista da nessuna parte, mi è venuto in mente perché ho detto: ma se è buono il tortello col burro e la salvia, deve essere buona anche la patata. Quindi adesso andremo a rigirare ancora un paio di volte le patate e andremo a salare e pepare, e quindi poi andremo a fare la costata. Bene, sono già 10 minuti che le patate vanno e sono pronte. Alcune sono belle dorate, altre un po' meno, altre un po' di più, ma comunque il grado di cottura è uguale e devo dire che sono buonissime. Adesso andiamo a salare e a pepare. E poi le andremo a togliere dal forno, scusate, dalla griglia. Profumo eccezionale perché la salvia e il burro gli danno un sapore buonissimo. E quindi siamo arrivati alla fine della cottura, adesso le andiamo a girare e poi le andiamo a togliere. Quindi dopo procediamo con la cottura, sempre su questa griglia, della bistecca. Bene, quindi adesso procediamo alla cottura della costata di scottona. La carne di questa è una mucca che praticamente non ha fatto il primo vitello e quindi la sua carne è molto molto tenera. Adesso procediamo per 4 minuti circa alla cottura della parte sotto e poi per 3 minuti per la cottura della parte sopra. Alla fine andiamo a pepare e a salare.
Bene, siamo arrivati alla fine della cottura della postata. L'abbiamo passata con del rosmarino, anche aromatizzata con del rosmarino. Adesso la togliamo dal fuoco e andiamo a salare e a pepare, e quindi la ricetta è pronta. Bene, questo è il risultato finale della costata di scottona alla griglia con contorno di patatine, burro, salvia. Patatine sono buonissime, le ho già assaggiate, hanno un profumo eccezionale. La carne della costata sicuramente sarà buonissima, perché la scottona, la carne di scottona non sbaglia mai. E quindi non mi resta altro che augurarvi buon appetito e di chiedervi ancora una volta di iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie di tutto.